Oh, salve! Benvenuti, non vi avevo visto. In realtà non vi vedo mai. Benvenuti con questa nuova parte su Pokémon Let's Go Eevee. La scorsa volta ci siamo fermati qua a Fuxiapoli perché abbiamo avuto un piccolo problema con Koga, ovvero che non potevamo entrare nella palestra per batterlo. Questo perché ci mancano i Pokémon. Ci mancano i Pokémon nel Pokédex, i Pokémon registrati nel Pokédex. E cosa ho fatto? Sono andato a catturare diverse specie di Pokémon qua per Kanto e sono arrivato almeno a 50 Pokémon. Questo perché ce ne servono 50 per battere Koga. Inoltre, cosa ho fatto? Ho trasferito dal mio account di Pokémon Go diversi Pokémon. Vedete che abbiamo 6 Go Park pieni più uno che è lì. E questi sono tutti, i miei Pokémon che ho trasferito. Questo perché ho deciso che Pokémon Let's Go sarà il mio bidone di Pokémon Go. Cioè, tutta la mia roba che cattura su Pokémon Go, quella inutile che tanto dovrei buttare, me la butto qua su Pokémon Let's Go. Vedi che c'è tutto un macello di roba qua, è pieno di gente. Anche tutto uguale. Questo perché in questi giorni c'è stato l'evento di Pokémon Go, appunto, esponavano questi Pokémon. E in teoria, da qualche parte, adesso non so neanche in che parco sono perché è a caso, cioè l'ho buttato a caso. Volevo fare un'altra cosa. Non c'è bisogno di salvare. Volevo fare un'altra cosa, ovvero dividere i parchi per tipo. Non so, magari facciamo il parco di tipo terra, facciamo il parco di tipo volante. Avete presente, no? Tanto ce ne sono 20. Quindi 20 sono. Quanti tipi ci sono? 16? Forse no, 16 o 17, non mi ricordo. Comunque meno di 20. E appunto volevo fare una cosa del genere. Volevo dividerli per tipo e non lo so, mi sembra una cosa carina. Sarebbe anche stato bello se avessimo potuto modificare lo scenario. Del tipo per quelli spettro ci metti un po' più di atmosfera, no? Hai catturato una specie di Pokémon? Yes! 54 ne abbiamo. Ok. Sì, molte erano evoluzioni. Cioè, tipo Raticate mi mancava. Dodrio mi mancava. Rapidash. Sono tutte evoluzioni che non so. Oh mio Dio, era lui Koga? Ah, la mia trasformazione ti ha sorpreso. Questo è solo l'inizio. Ti supero ancora di più con un turbinio di mosse insidiose. Ah, dicevo che dovevo abbatterlo adesso. Eccolo! Quel trucco non smette mai di meravigliarmi. Non avresti mai detto che non ero io, eh? Ma guarda, in realtà siete tutti uguali in sto gioco. Cioè, i modelli non è che sono così tanti differenti. Bene, puoi procedere. Preparati ad assistere a mosse magiche. Ma guarda, vai tranquillo perché io dovrei avere. Fatemi vedere. Tra l'altro gli ho bloccato l'evoluzione a Machop. E tra l'altro c'ho Golem. Sono successe diverse cose ultimamente. Oltre che io essere andato a catturare diversi Pokémon, combattuto diversi allenatori per far salire appunto di livello, ho trovato un amico che mi ha scambiato. Ecco, forse anche questo ha contribuito al Pokédex. Perché ho scambiato con questo mio amico. Lui c'ha Let's Go Pikachu, che ha delle esclusive Let's Go Pikachu, come per esempio Sanshiru, che noi non possiamo trovare su Pokémon Let's Go Eevee, possiamo trovarla solo su Pikachu. C'è Sanshiru, poi c'è Oddish, forse c'è Mankey, comunque c'è Growlithe sicuro. Ho scambiato Machamp, che però poi l'ho dovuto ridare, era il suo, e noi lo faremo più avanti. E come vedete c'ho anche Hitmonchan, che lui per fortuna, senza accordarsi e niente, aveva preso Hitmonchan, dicevo Hitmon lì e ho detto vabbè dai scambiamoci anche quello. Ok, comunque diciamo che è tutta roba segnata nel Pokédex, non ho nulla di più, insomma. Allora fatemi capire, perché ci sono gli allenatori messi per così? Ah, infatti io non posso. Io devo seguire una cosa apposita. Va bene, ma tanto volevo batterli. Hai visto le nostre pareti invisibili? Scusa la contraddizione. Le ho viste, sì, invece. Non sono invisibili se le vedono. Fil domatore, cos'è che c'hai Arcanine? Nidorina. Ok, sì, loro hanno il veleno praticamente. Quindi Golem è il perfetto. È l'unico che ho purtroppo. Pokémon al 41. Ma se lui ce l'ha al 41. Koga un po' di più. Ottimo che Golem sale. Koga mi pare che avesse. Allora, lui c'ha Mach sicuro. Un altro. Ancora, Nidorino. Oh, Mach ce l'ha. Però il suo più forte era Weezing. Nidorino 41.
Il suo più forte è Weezing, che però era 40. Non era così tanto. Cioè, non era 45. Era più basso. Non mi ricordo quanto, però vabbè. Sicuro sarà aumentato. Sicuro gliel'avranno cambiato. Allora, dovrebbe avere, sì, Weezing, Koffing e Mach. Comunque, tutta roba veleno che possiamo sconfiggere bene con Golem. Ora, questo qua è un maledetto perché me l'ha avvelenato subito. Fatemi vedere se ho delle robe da dargli. C'ho l'antidoto, ne ho solo uno. La cura totale ce l'avevo. Sì, ne ho quattro. Va bene, dai. Più che altro mi dispiace perché tanto me lo avveleranno. Che si parla in italiano? Avveleranno. Madonna. È inutile curarli adesso. Ok? Punto. Bene. E niente, questi qua li sconfiggo tutti. E come al solito. Anche se tanto ci sarà poi da uscire. Perché se no se mi muore Golem, abbiamo perso. Posso dire solo quello. E se ci finiscono i PP di terremoto, si è messi male. Ok, comunque vedo che Beedrill 42 non va bene come cosa. Perché mi sa che ci avrà dei Pokémon forti. Sono aumentati Beedrill con oltraggio. Per te sei un matto a insegnarglielo. Comunque dovrebbe avere. Forse arrivano al 45 quelli di Koga adesso. Prima non ci arrivavano. Prima mi sa che erano su questo livello. Quindi non è che siamo così tanti overlivellati, eh? Soprattutto per il fatto che abbiamo solo Golem utilizzabile. E io stavo pensando adesso che in realtà c'ho Haunter e non l'ho fatto evolvere. Vabbè, potevo passarglielo sempre a questo mio amico per farlo evolvere. Fa lo stesso, anche Kadabra avevo. E poi abbiamo quell'altro. Clefairy, che io sto portando su di livello, ma mi sono scordato che evolve con la pietra lunare. Quindi anche lì bisogna trovare la pietra lunare. So che si comprano. Le pietre si comprano, ma non mi ricordo dove. In un negozio, in qualche città. Tra l'altro, se vi ricordate, avevo detto che volevo un Gastly buono. Volevo un Gengar buono, perché Gengar è un buon Pokémon. Spettro, forte, perché c'è un sacco d'attacco. E appunto volevo fare delle chain nella Torre della Vandonia per trovare un Gastly buono. Non ce la faccio, cioè non ci riesco. E stavo pensando, io su Pokémon Go ho un Gastly perfetto, cioè con gli EV al massimo, e potrei scambiarmelo qua. Per cui ho letto, che ho sentito in giro, che gli EV rimangono uguali tranne per la velocità. La velocità va a caso, e quello potrebbe essere un problema per Gengar, perché io lo voglio buono Gengar con la velocità. Cioè, se mi viene uno schifo in velocità. È salito anche Machop, mi livella. Prima gliel'ho bloccata. Allora, iperavvelenato. Va bene. Quindi mi toglie un sacco di roba. Machop evolve. Questo non potevo farlo. Volevo un Machamp, però non potevamo farlo ancora. Quindi toccherà aspettare un altro giro. Prossimo giro faccio Gengar, Alakazam e Machamp. E basta. Tanto sono solo loro, vero? Credo. Penso di sì. Cioè, Golem ce l'abbiamo. Ok. Ah, quanti ce ne mancano? Chi ci manca? Non ci vedo un cacchio qua. Ah, lei. Non ce ne mancano molti. Purtroppo, appunto, è iperavvelenato. E se riusciamo a batterli tutti, poi lo vado a curare. Anche per forza, perché mi finiscono i terremoti. Allora, Charizard comunque fa un po' schifo, eh. Cioè, con un braciere e attacco d'ala fa schifo. Il problema è che non so quando mi impara delle mosse buone. Perché ho visto che comunque non segue pari pari i livelli dei giochi. Cioè, nel senso che se nel gioco ad un livello mi impara quella mossa, qua a quel livello non mi impara quella mossa. O almeno non è detto che ti impari quella mossa. Magari te la impara dopo, o magari non te la impara proprio. Cioè, ci sono certe mosse che non le ha imparate. E spero che impari almeno lanciafiamme. Almeno quello. Tanto onda calda ormai non ci penso. Però almeno lanciafiamme vorrei su Charizard. La mossa volante fa lo stesso. Adesso pensiamo a sopravvivere. Pensiamo a far vivere il Golem. Me ne manca uno? Manca il domatore qua.
Va bene, poi posso uscire in teoria. Se tutta sta roba non ci fosse, sarebbe anche più bello. Cioè, più bello, più meglio almeno. Più meglio non si dice, però meglio. Emiliano? Dai, Golem, resisti. Resisti, Golem. Arbok, di nuovo. È un problema. Diamogli una curata. Almeno resiste a un paio di attacchi e all'iperavvelenamento. Golem è felice. Golem è mezzo morto ormai, paraccia. Va bene, lo schianto non è un problema. Lo schianto non subisce danni anche Arbok, scusa? È un'altra mossa, forse? Ah, io ho un solo terremoto, tra l'altro. Mi ricordavo che schianto. Ah, no, era scontro quella che toglieva i danni, ok? Che è l'ultima mossa che possono avere. Cioè, praticamente quando finisci le mosse, fai scontro e ti suicidi, praticamente. E questo mi è successo parecchie volte quando devo catturare i leggendari. Me lo ricordo bene. Golem neutralizza il veleno. Cosa? Cos'è che è successo? Ha neutralizzato il veleno? In che senso? Cioè, gliel'ha tolto. Se l'è tolto da solo, senza cure. E niente, me l'ha paralizzato. Si è tolto la paralisi? Cioè, c'era scritto per non far preoccupare Sphinx? Ma dite che è tutta roba che c'entra con. Col fattore che me lo porto in giro? Perché io adesso lo sto utilizzando a portare in giro, non so che usare da portare in giro. Volevo usare Charizard, ma è scomodissimo. Cioè, per prendere. Se devo prendere delle Pokéball, devo smontare, devo scendere. Ne vorrei uno da cavalcare. Uno veloce da cavalcare, no? Che in teoria ti aumenta anche la velocità, appunto. Tipo, mi piacerebbe Arcanine, da cos'è, ma non posso avere Growlithe. È finita lì. Ne troveremo un altro. Ah, dovrebbe essere l'ultimo lui, vero? Ah, ok, vabbè, sono sceso prima, ho fatto. Ok, vado a curarmi. Allora, dov'è che si passa? Ah, di qua. Koga! Ci siamo! Non c'è lui. Cioè, io ci sono, lui no. Un mucciosetto come te osa sfidarmi, ridicolo, davvero ridicolo. Ok. Il veleno ti corroderà, non avrai modo di resistere. Lo vediamo. Preparate ad assaggiare la potenza di un maestro ninja. Allora, appunto, lui dovrebbe avere Weezing, Koffing e Mach. Se non sbaglio. No, ne ha 4. Ok, parte con Weezing che dovrebbe essere il suo più forte anche. Quant'è? 43. Ok. Comunque non c'è. Vedo che non c'è molta differenza tra quelli normali che sono in palestra e. Il tizio, il capo palestra. Cioè, i livelli sono molto simili. Purtroppo Weezing è tosto. Tossina malavvelena. Voglio capire cosa è successo prima che si è tolto l'avvelenamento da solo. A caso. E giù uno. No, voglio capire perché ne ha 4. Forse ne aveva 4 anche negli altri giochi, non me li ricordo. Cioè, in teoria il numero è sempre quello. Neutralizza il veleno ingegnandosi da sé? Mac. No, continua, continua. Ma cosa vuol dire? Cioè, fa quel cacchio che vuole sto golem. Si ingegna e si toglie il veleno da solo. Oh, ma c'ha tutti i protezioni sti cosi? Ah, basta. Combatti. Capito che non puoi fare niente, eh? C'ha tutti protezione. Ah, tra l'altro potrei usare la mossa di Eevee anche. Ok, Mach è partito. 43 anche Mach. Non era il più forte Weezing, allora ne ha un altro. Ah, forse c'è. Golbat? No. Penso di no. Machoke 30, vai, vai, vai. Venomoth! Non me lo ricordavo. A questo punto mando Charizard. Non me lo ricordavo Venomoth. Ok. Ah, forse lui è il suo più alto. Però è strano, il quarto chi è? 44!
sono cambiate parecchie cose comunque, eh. Devo dirlo. Palameta. Fango bomba non è un problema. Ti è andata male però, eh. Ok, che Charizard si è sfigato duro. Ok. Oltre che non imparare le mosse e prendere botte anche doppiamente. Cosa c'hai di bello come ultimo? Golbat! Ah, ma allora ce l'ha Golbat. È un problema. Golbat è un problema. No, beh, non neanche tanto in realtà. Perché c'ha il volante per il roccia. Va bene. Lo accoppo. Via via che te cupo! Quant'è? 43. Ok, Venomoth era il suo più forte allora. Non me lo ricordavo. E c'è protezione. Sì. Non funziona due volte, lo sai, vero? Sanguisuga. Fortissimo. Eccoli. Non me li ricordavo Venomoth e Golbat. E mi hanno tolto il Koffing. Cioè, Koffing c'era, me lo ricordo. Il piccolino. Ok. Sì, non ci è voluto molto. Quanti soldi abbiamo? Ne abbiamo parecchi, mi sa. Si è guadagnato la medaglia Anima. E quello dei Mates. Si prende la medaglia Anima da Koga. Chiunque possegga questa medaglia potrà dare istruzione a qualsiasi Pokémon fino al 60. Pieni di Pokémon 60. Proprio accetta anche questa. Tossina. Va bene. Mossa arcana tramandata da 400 anni. Pokémon colpiti dal veleno subiscono ogni turno danni di entità sempre maggiore. Con questa mossa potrai seminare il terrore nei tuoi avversari. Un terrorista è questo? Su questo non gli frega niente di combattere. Potrai seminare panico e terrore in tutto il mondo. Vai e diffondi. Voglio vedere. Mi sono accorto che comunque non sto badando alle case. Perché molte volte. Conosci Bill, mio nipote. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per gli oggetti rari insoliti. Guardando la zona Safari sarà anche vecchio e ancora in gara. Però porta la dentiera. Ok. E lui Bill? No, mio fratello Bill trasferisce i Pokémon nel suo lavoro. È stato lui a inventare il box. Anche il Go Park. Ok, bla bla bla. Questi non danno un cacchio. Però molte volte. Ti danno degli oggetti. Cioè, ti danno l'MT. Ti danno. Boh, oggetti a caso. E non sarebbe male prenderle. Cioè, perché anche in molte case, tipo, ci sono dei posti nascosti. Ci trasferite nel percorso 12. Molte volte ti danno degli oggetti nascosti. Cioè, degli oggetti buoni che però sono nascosti, ma sono dentro le case. Quindi andrebbero esplorate anche le case. Ecco, diciamola, facciamo prima. Andrebbero esplorate, però non riesco. Cioè, o me le esploro per conto mio, perché se devo esplorarle tutte, non finiamo più. E già ho calcolato che siamo in ritardo, circa. Siamo in ritardo sulla tabella di marcia, perché io volevo iniziare cosa anche Smash. E non penso che lo inizierò, cioè lo inizio quando finisco questo. Pensavo di finirlo prima, sinceramente. Pensavo che durasse meno sto gioco. Cioè, almeno da come ricordo io. Pokémon Rosso Fuoco comunque si finiva in fretta. Qua probabilmente mi sono perso in giro a far cose. Ma fatemi vedere se andando giù. Mi dicono qualcosa. Non posso andare giù. Ah, c'è una cosa lì. Vedete, sono delle Pokéball nascoste nei giardini anche. Ah, questo è il guardiano. Oh, Erho, Ok, lungo il percorso 19, ha perso la dentiera. Vabbè. Che si passa per il 19 di qua. Qua c'è il 15. Dovrei andare giù. Magari c'è un ingresso speciale. Non mi ricordo.
Cioè, tipo da qua posso andare giù magari? Ah no, io questi qua non li ho sfidati. Tra l'altro. Cioè, tutti questi allenatori qua sono ancora sfidabili. Ah, io devo andare giù qua. Qua però mi serve qualcosa, surf. Una qualche mossa, tipo surf. Obbligatoria. PG, non rompere. Devo andare giù. Ma dove la prendo? Chi me la dà? Qualcuno in città? Sicuro, quasi sicuro qualcuno in città. No, tutta sta gente non la voglio sfidare comunque. Fatemi vedere. Percorso qua. Porca. Non t'ho visto. Ah, vediamo se giù di qua. No. Forse. Ah, devo passare dall'acqua. Quasi per forza. L'hai trovato? L'hai trovato, Golem? Dimmi tutto. Dimmi che non ti piace il cespuglio. Ha trovato qualcosa in mezzo alla vegetazione. Un cadavere. Golem raccoglie cadavere. Allora, io chi è che ho battuto? Lui. Sta buono. Ma davvero non so da che parte si arriva. Per andare a quel cacchio di percorso 19. Cioè, sicuro si passa da qualche parte, ma. No, non mi interessa. Questa l'avevo già battuta. E di qua si torna indietro. Ah, bene. Bene. Bene.